Cala il sipario sul campionato di Serie D che nell'ultima giornata di ieri ha incoronato al salto di categoria il Milazzo che ha festeggiato sul campo del Mazzara con la vittoria per 3-2. Non è bastato quindi il 4-2 al Trapani ottenuto contro i Lupi dell'Avellino a colmare il distacco di un punto per conquistare la vetta. Rimandati quindi i sogni di gloria dei siciliani come anche quelli del Messina che aveva iniziato la stagione 2009-2010 puntando addirittura a vincere il campionato e si è trovata invece in lotta per la salvezza fino all'ultima giornata disputata contro il Sapri. La cronaca della gara ha visto la squadra di Mister Rogazzo fare la sua onesta partita, ma le motivazioni del Messina hanno inevitabilmente fatto la differenza in una gara che serviva solo ai padroni di casa. Artefice delle due reti salvezza del Messina è stato Arturo Di Napoli, meglio conosciuto nell'ambiente salernitano come Re Artù. Gli spigolatori quindi archiviano a quota 50 punti questa tribolata stagione iniziata con la mancata iscrizione al campionato di seconda divisione e conclusasi con le nubi nere che avvolgono il futuro della società calcistica bianco-azzurra in seguito all'annuncio del patron Sergio Fortunato di rimettere nelle mani del sindaco saprese Vito D'Agostino il titolo di Serie D. Con l'annuncio shock del patron saprese Sergio Fortunato con il calcio a chiuso della settimana scorsa si apre quindi più di uno scenario e nessuno roseo sul futuro degli spigolatori e ci sarà ora da vedere se qualcuno avrà il coraggio di investire e credere ancora su una squadra che ha saputo regalare tra alti e bassi non poco prestigio alla città saprese nell'ambiente calcistico.